Il come stai è sopravvalutato. In fondo, quante volte ogni giorno ci capita di chiedere come stai? Così, distratti mentre facciamo altro, a mezzi sconosciuti che incrociamo per la strada. Oi, ciao. Come stai? Bene. Oppure quante volte ci capita di buttarlo in un SMS? Sì, uno di quelli che inviamo prima di fare altro, oppure prima di mettere il cellulare silenzioso. Insomma, il come stai è sopravvalutato. Pensiamo che basti dirlo o scriverlo a qualcuno per farlo funzionare, ma non è così. Senza un po' di tempo da dedicare all'ascolto della risposta, non funziona per niente. E come stai? Ha senso chiederlo solo se siamo veramente interessati alla risposta. Tra che bicchieri di plastica? Sì, grazie. Altrimenti, fa la fine di quei bicchieri di plastica che ci facciamo dare al bar quando compriamo una Coca-Cola da portare via. Quasi sempre beviamo dalla lattina. Il bicchiere non serve mai a un cazzo.